We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. Siamo finalmente on the road! Siamo sulla Route 66 in direzione Arizona e ci siamo appena fermati in una località che si chiama Ludlow, nella quale abbiamo potuto finalmente sperimentare la vera cucina americana in un diner tipico, di quelli con i divanetti a fianco alle finestre e dove la cameriera è sempre un po' esaurita e ti porta da mangiare alla velocità della luce. Abbiamo ordinato un omelette e un mega bacon cheeseburger, devo dire tutto delizioso. Prezzi contenuti, la cosa bella di questi posti è che ti danno l'idea di essere molto più genuini rispetto ai classici fast food, quindi assolutamente da non perdere. Ecco quello che siamo riusciti a vedere del Grand Canyon. Siamo infatti stamattina entrati proprio al Parco Nazionale, abbiamo comprato il nostro pass annuale per l'ingresso, eravamo carichissimi, però purtroppo la pioggia e le nuvole basse ci hanno impedito di vedere lo spettacolare Grand Canyon nella parte del South Rim, quindi del bordo meridionale. Adesso ci stiamo spostando verso Page e lungo l'autostrada, che poi non è un'autostrada, diciamo lungo la strada che congiunge a Cameron, abbiamo trovato questo bellissimo punto di osservazione da cui perlomeno qualcosina si riesce a vedere. Ecco, questo fa parte dei viaggi, gli imprevisti ci sono, il tempo non si può comandare, ma va bene lo stesso perché lo spettacolo comunque già da qui è veramente impagabile. Più famoso, John Ford's Point, dietro vedo i butt più famosi appunto della Monument, questo è un punto panoramico un po' a 360 gradi perché si riesce a vedere tutta quella parte, questa parte è verso ovest che adesso è un po' in ombra perché c'è il sole ma ci sono anche le nuvole che lo coprono e quindi l'effetto ottico della luce dei colori è un po' strano e poi dall'altra parte invece sotto lì c'è la strada da dove si arriva con le macchine e poi appunto tutto il panorama alle nostre spalle. Devo dire che anche questo posto qui è pazzesco, bellissimo, la strada è come un safari praticamente in mezzo a questo scenario unico che sembra di essere su Marte, terra rossa, rocce rosse e questi grandissimi passi che ci accolgono e ci salutano, ecco. Adesso proseguiamo per il nostro prossimo per la nostra prossima tappa. Chi
non ha visto i film western ambientati proprio qui? È indescrivibile la grandezza di questa distesa e di questi massi di roccia. È pazzesco, e la cosa bellissima è che ogni nuvola che passa davanti al sole, ogni cambiamento di luce dona dei colori diversi a ciascuna pietra, quindi veramente è un'esperienza pazzesca. Adesso qui è mattina presto, sono circa le 9, c'è ancora pochissima gente, quindi vale assolutamente la pena venire di mattina in modo da potersi godere il panorama nella più assoluta tranquillità e poter fare milioni di foto. Tutti volere Pinguino De Longhi. Siamo all'Arches National Park, più precisamente davanti a uno degli archi che compongono questo magnifico parco nel nord dello Utah. Siamo arrivati a Moab e poi ci siamo subito diretti in questo paradiso pazzesco. È un posto splendido, diverso dalla Monument, diverso dal Grand Canyon, diverso dall'Antilope Canyon. È un posto pazzesco, pieno di tutte queste guglie di pietra, ognuna con una forma diversa, ognuna che vi richiama alla mente un animale, una persona, un oggetto, e poi gli archi, eccoli là, pazzeschi. Questo, e poi ne abbiamo visto uno anche più grande prima, però era più difficile, c'era molta gente, quindi era difficile filmare lì. Quindi ci siamo messi su questo che è un po' più defilato, ma veramente splendido. E purtroppo quello grandissimo che è il simbolo dello stato dello Utah, oggi non è visitabile a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, quindi hanno dovuto chiudere il sentiero che lo raggiunge. Vediamo da qui, ripaga ampiamente in egual misura, quindi non c'è assolutamente problema, anzi non vedo l'ora di proseguire alla scoperta di questo fantastico parco. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi alle 11 del mattino troviamo un grado sulla strada per il Bryce Canyon e oltre alla bassa temperatura troviamo la neve. Sta un po' nevischiando e le nuvole sono bassissime, siamo sulla sommità di una montagna, praticamente dobbiamo andare dall'altra parte e qui la temperatura è passata dai 10 ai 5, 2 e adesso 1 grado. E quello che vedete appunto è il nevischio che ci sta accompagnando in questo viaggio verso Bryce Canyon.
Anzi, ta-da! Adesso siamo arrivati a 0 gradi. E vabbè, la buttiamo in ridere. Ovviamente non siamo attrezzati per avere una temperatura così bassa, ma vabbè, dai, la prendiamo con filosofia. Vediamo cosa ci troverà, cosa ci aspetterà al Bryce Canyon. Comunque, come vedete, il paesaggio qui è super montano e deve avere anche già nevicato nelle scorse ore. Vabbè, non c'è una macchina a pagarla. Tre ne abbiamo costate. Ne abbiamo trovate tre lungo tutta questa strada che si inerpica sulla montagna. E vedremo cosa ci aspetterà più avanti. Gli sci. Gli sci. Confermo, nevica di brutto. Speriamo di andare giù da questa montagna prima che diventi effettivamente impercorribile la strada e che ghiacci. Comunque intanto abbiamo messo il super mega bottone contro la neve che c'è su questo mega macchinone, giusto così, per usare anche quello. Dopo aver usato il bottone per la sabbia e il fango, abbiamo usato anche quello per la neve. Aiuto! Bello sto macchinone, ciao! Oggi mi trovo al Bryce Canyon, un altro dei parchi nazionali degli Stati Uniti. A mio parere uno dei più belli. Peccato per il tempo perché piove e anzi prima abbiamo addirittura trovato la neve, ci sono 2 gradi, quindi fa abbastanza freddo e non sono molto equipaggiata. Comunque va bene lo stesso, dai. L'importante è godere questo meraviglioso panorama alle mie spalle. Nella fattispecie questo è il Natural Bridge, uno degli archi che sono presenti anche qui all'interno del Bryce. Lo spettacolo è pazzesco, ci sono tantissime zone come questa e tantissime guglie rosse e dei veri pinnacoli scavati dalle rocce, quindi è assolutamente un panorama da non perdere e nonostante il brutto tempo e la brutta giornata comunque si può approfittare di questa vista straordinaria. Come vedete il parco ha tutte queste piante che sono proprio tipiche dell'alta montagna, infatti siamo circa a 2800 metri di altitudine e sulla sommità di molte di queste guglie si trovano delle specie di cappelli, diciamo come se fossero, e li chiamano camini delle fate, ecco. Inoltre con il foliage tipico dell'autunno, quindi i colori degli alberi che cambiano, lo spettacolo è veramente ancora più unico, quindi da non perdere Bryce Canyon.
percorrendo il sentiero che porta all'albero più grande del mondo, la sequoia gigante che viene chiamata Generale Sherman. Il percorso dura circa 700 metri, è tutto lastricato, quindi non c'è problema, e permette già da qui di fare delle bellissime foto di questo bellissimo panorama montano. Infatti, come vedete, siamo proprio nel mezzo a questi altissimi pini. Già il profumo che si sente qui è veramente speciale, ti fa proprio tornare alla mente anche un po' le nostre montagne. Eccoci finalmente arrivati all'interno del Sequoia National Park. Fa un po' freddino, ci sono circa 10 gradi, però d'altronde siamo quasi a 3000 metri di altitudine. E mi trovo precisamente davanti all'albero più grande del mondo, la sequoia gigante che viene chiamata Generale Sherman. Eccola qui alle mie spalle. Pensate che questo è l'albero che ha il volume più grande di tutti gli alberi del mondo, e la circonferenza alla base è di 31 metri, quindi veramente un albero gigantesco. Se mettiamo in proporzione la grandezza di quest'albero, è come se un uomo fosse grande come un minimo topolino. È davvero emozionante, e soprattutto non si riesce a rendere attraverso il video la grandezza veramente di questo albero, che è enorme e incredibile. Sembra finto, ecco, l'unica cosa che mi viene da dire, sembra finto, e invece è una meraviglia della natura che si può trovare solo qui, perché questi alberi, le sequoie giganti, crescono solo qui sul lato della Sierra Californiana. Anche dentro il parco Sequoia non smettono di chiedermi informazioni. Si vede che ho la faccia che ispira fiducia, perché tutte le signore mi fermano per chiedermi informazioni. Non vi ho detto una cosa importante del parco Sequoia? Attenti agli orsi!